Ciao ragazze, allora nuovo video, come sempre video super richiesto perché proprio in questi giorni c'è stata una nuova uscita di make-up Sien da Lidl e proprio tante di voi erano molto incuriosite dalla maggior parte dei prodotti make-up perché comunque non sono mai usciti in passato, in quanto sono tutti prodotti che riguardano per lo più la base viso, contouring, quindi terre, illuminanti, eccetera. Ma iniziamo subito. Mi vedete naturalmente come in ogni video con un make-up non proprio completo perché ho acquistato alcuni di questi prodotti e naturalmente adesso li proveremo insieme. Diciamo che sono rimasta un pochettino delusa da questa limited edition make-up in quanto credevo che più prodotti avessero un buon inci. Invece, proprio ieri che sono stata da Lidl, ho visto che non è affatto così e alcune di voi, anzi un bel po' di voi, me l'hanno confermato. Per prima cosa, nell'espositore Sien che conteneva tutti questi prodotti che diciamo si chiamano contouring come base, ho trovato totalmente 7 prodotti e hanno tutti un prezzo inferiore di 4 euro. Il primo prodotto di cui vi parlo è il Contouring Makeup, che è disponibile in 2 tonalità. La confezione contiene 30 ml di prodotto e ha un prezzo di 3,49 euro. Un fondotinta liquido, disponibile appunto in 2 tonalità e sono la numero 01, la più chiara, Light Ivory, e poi la numero 02, Dark Honey. Ho visto naturalmente l'inci di entrambi i prodotti e ho visto che purtroppo non hanno assolutamente un buon inci in quanto contengono fra i primi ingredienti vari coloranti e dimeticone. Quindi, sinceramente, ho deciso di bypassare l'acquisto preferendo naturalmente altri prodotti. Ho visto poi l'highlighter che ha un prezzo di 1,99 euro, anche questo disponibile in 2 tonalità. Sembra praticamente la confezione di un correttore molto liquido in pompetta e la confezione è piccolina, contiene 15 ml di prodotto. Purtroppo, ragazze, per lo stesso motivo del fondotinta, anche l'highlighter non ha un buon inci in quanto contiene dimeticone e ciclopentasiloxane. Continuando, stessa cosa, abbiamo anche il Makeup Primer. Questo praticamente, almeno da quello che ho capito e che sembra dalla confezione, è un primer occhi. Questo contiene 15 ml di prodotto e purtroppo, ragazze, anche questo non ha un buon inci. Passiamo poi al Fixing Spray, che per le ragazze che mi seguono su Instagram, fixing spray nasale, mi avete rimproverato in tantissime per la stories che ho pubblicato. Anche questo prodotto comunque viene 1,99 euro e contiene 50 ml. La confezione di questo fixing spray non mi ha convinto molto perché, ragazze, l'ho vista un pochettino piccolina. Non mi dava l'idea di un fixing spray abbondante, eccetera, anche se il prezzo di 1,99 è davvero molto ragionevole. In realtà non ha un inci proprio fatto male, nel senso che comunque non contiene schifezze. L'unica cosa che purtroppo contiene alcol tra i primi ingredienti. Ho trovato poi sempre al prezzo di 1,99 euro lo stick. Allora, lo stick serve naturalmente per il contouring e era disponibile in 2 tonalità. Una tonalità chiara, quindi naturalmente per definire le zone dell'highlighting, quindi dell'illuminante tra virgolette, e una tonalità più scura per la terra. Diciamo che come packaging e come tipologia di prodotto, da quello che sono riuscita a vedere, assomiglia molto ai classici correttori Sien. Sinceramente non l'ho acquistato perché non ha un buon inci. Passiamo ora all'unico prodotto con buon inci che ho trovato e che di conseguenza ho deciso di acquistare. Si tratta infatti di questo prodottino qui, ossia il blush.
È definito Contouring Blush Duo ed era disponibile purtroppo in un'unica tonalità, ossia Shiny Aprico. Il prezzo è di 2,99€ e ragazze sì, ha un buon inci, però sono sincera, non è un granché. I blush della collezione permanente di Sien da Lidl sicuramente hanno ingredienti molto molto migliori. Contiene 5 grammi di prodotto e come potete vedere è un blush duo, quindi composto da due tonalità. Questa più rosata è il vero e proprio blush, anche abbastanza pigmentato. Vedete, questo è lo swatch, pure scuro, non è male. E poi una tonalità più chiara, anche questa non è affatto male. Sicuramente da utilizzare come, diciamo, illuminante, o comunque essendo entrambi prodotti matte, forse questa parte potrebbe essere benissimo utilizzata anche come cipria in polvere. Visto che comunque non ho applicato blush ma solo terra, ho deciso di provare con voi questo prodotto. Quindi la parte più chiara come illuminante e la parte più, diciamo, rosata come blush vero e proprio. Sempre con il solito pennello Essence che avete visto anche nel video precedente, prelevo la parte bianca senza andare sulla rosata, batto l'eccesso e vado a provare ad applicarlo come illuminante, che ragazze no, non ha un granché effetto. Riprovo un'altra volta. Sì, forse un pochettino illumina, ma non è assolutamente un granché. Secondo me questo prodotto, diciamo, chiaro è meglio utilizzarlo come cipria per tutto il viso. Ora prelevo naturalmente la parte più rosata sempre con lo stesso pennello e andiamo ad applicarla insieme. È molto pigmentata, batto l'eccesso. Wow! Scrive davvero moltissimo. Forse è un pochettino calda sul rosato. Mi piace molto. Sì, ragazze, è un blush che si vede molto, che scalda molto l'incarnato ed è davvero molto molto bello. Assolutamente vi consiglio di provarlo, perché comunque il blush, se cercate una colorazione del genere, ha una pigmentazione pazzesca. Vista l'alta pigmentazione, ho preso anche un pennello occhi, questo naturalmente è da sfumatura, e voglio provare ad applicare questo prodotto anche, diciamo, nella piega, per intensificare il mio makeup occhi. Come ogni blush Sien, devo dirvi che è un pochettino polveroso, ma neanche tanto. I blush, diciamo quelli della collezione permanente, li reputo molto molto, wow, più polverosi. Questo blush è possibile utilizzarlo anche come ombretto, anche per tutti i giorni, perché è davvero molto pigmentato e si sfuma molto bene. È discreto, si vede poco, davvero molto bello. Sono molto soddisfatta di questo acquisto, anche perché ha un prezzo davvero ridicolo. Infine ho trovato due palette contouring. Queste seguono più o meno lo stesso principio del blush, perché comunque contengono una parte più scura e una più chiara. Hanno un prezzo di 3,49€, quindi insieme al fondotinta sono assolutamente i prodotti più costosi. Non sono riuscita a capire, quindi se potete aiutare, datemi voi, se questa palette contouring contiene prodotti in polvere o prodotti in crema, perché sinceramente non mi sono messa ad aprire il prodotto. Comunque la differenza fra le due tonalità di palette sta soprattutto nella colorazione più scura, nel senso che in una il marrone, quindi la terra, è più calda, mentre in un'altra è più fredda. In questo caso possiamo scegliere quindi noi quale delle due colorazioni utilizziamo e preferiamo per il contouring. Io senza dubbio sceglierei la più fredda, però ragazzi non l'ho acquistata perché proprio non ha assolutamente un buon inci. Comunque ragazze, con questo è tutto, fatemi sapere anzi voi nei commenti se avete provato questa collezione, se vi è piaciuta o meno. Io adesso che ho provato con voi la prima volta questo prodotto, devo dirvi che sono molto soddisfatta, perché comunque soprattutto la parte del blush
dà davvero un aspetto sano alla pelle, cioè anche sull'occhio, quindi sono davvero molto contenta. Mi è dispiaciuto non poter acquistare altre cose, bloccata soprattutto dagli ingredienti. Io vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!